Nel 1957, con il successo di Piero Taruffi su Ferrari, si concluse per sempre la Mille Miglia, nella cui ultima edizione si deve ricordare la tragedia di De Portago, che, uscito con la sua Ferrari di strada, uccise 9 spettatori. Nel 1961 anche la Ferrari adottò per le sue monoposto di Formula 1 il motore in posizione posteriore e i risultati si videro subito. Phil Hill, con la 156, conquistò il titolo mondiale e Giancarlo Baghetti vinse a Reims il Gran Premio di Francia dopo una splendida volata. Il 1961 sarà però ricordato per sempre per il tragico incidente durante il Gran Premio d'Italia a Monza, in cui Wolfgang von Trips perse la vita in un drammatico incidente, uccidendo anche 14 spettatori assiepati dietro la rete. Nel 1963, a laurearsi campione del mondo di Formula 1 fu Jim Clark. Lo scozzese, pilota veloce, riuscì ad esprimersi al meglio grazie alla sua Lotus con telaio monoscocca realizzata da Colin Chapman, un genio costruttivo nel settore delle monoposto. Clark, nella sua Lotus, fu il primo a poter assumere la posizione sdraiata, posizione che poi fu adottata da tutti i costruttori di monoposto.